Allora, eccoci online, seconda puntata della nuova stagione di View from Italy, The Watcher Post, dagli Utopia Studios. La scorsa settimana abbiamo conversato con un analista di politica internazionale, Germano Dottori. Questa settimana abbiamo un altro ospite autorevole, il segretario di Stato agli affari esteri della Repubblica di San Marino, Luca Beccari, che è in collegamento. Buonasera, signor. Buongiorno, signor Ministro, come sta? Buongiorno, buongiorno, benissimo, grazie. Allora, lei è l'uomo della settimana perché le cronache, anche quelle italiane e non solo quelle sammarinesi, hanno registrato una sua missione a Mosca e un suo incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Vuole sintetizzarci il senso di questo incontro, il motivo, l'esito anche di questo colloquio? Ma questo incontro si inquadra in quella che è sostanzialmente ormai si può dire una consolidata piano di relazioni che San Marino ha con la Federazione Russa ormai da molti anni. E San Marino è un piccolo stato che sicuramente insomma, non è influente dal punto di vista geopolitico o degli equilibri internazionali, ma che ha sempre avuto una tradizione di relazioni internazionali con tutti i paesi, a partire dagli Stati Uniti fino alla Russia e la Cina. Quest'anno è stato il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche fra San Marino e Cina, ad esempio, e questa visita aveva lo scopo di continuare questo percorso di dialogo che vi è con la Federazione Russa. È stata l'occasione per analizzare un accordo per quanto riguarda l'abolizione dei visti e per gettare le basi per future intese legate a un rafforzamento di quelle che possono essere le relazioni fra i due stati, fra cui collaborazione in campo culturale, universitario, scientifico, non da ultimo, insomma, anche diciamo, la collaborazione che comunque vi è stata per quanto riguarda la campagna vaccinale, quindi l'utilizzo del vaccino Sputnik da parte della Repubblica di San Marino. Siamo arrivati al punto che lei ha naturalmente centrato, è il fatto che San Marino abbia usufruito di dosi del vaccino Sputnik, cosa che ha suscitato ampia discussione, apprezzamenti da parte di alcuni, polemiche da parte di altri. Forse però è il caso di ripercorrere cronologicamente gli eventi che vi hanno portato forse più a questa necessità che a questa scelta. Ripercorriamo le cose, mi corregga e aiuti i nostri ascoltatori a comprendere. Siamo a gennaio-febbraio 2020, scoppia la pandemia e naturalmente non era arrivata a conclusione, non è nemmeno arrivata adesso a conclusione, l'iter del vostro status associativo rispetto all'Unione Europea. È questa, diciamo, la cornice entro cui, diciamo, la cornice iniziale entro cui collocare tutti gli eventi che valuteremo più avanti? Esatto. Assolutamente, sì. Alla luce di questo, scoppia la pandemia e voi, lei è autorevole ministro degli esteri di uno Stato, avete il problema di vaccinare i vostri medici, vaccinare i vostri cittadini, mettere al sicuro il vostro Stato, e che cosa fate? Parlate con l'Unione Europea, però l'Unione Europea dice sostanzialmente a voi, a Monaco, a Andorra, no, siete fuori dal meccanismo di acquisto e distribuzione centralizzata europea. È così o sintetizzo in modo troppo rozzo? No, no, assolutamente così. Noi abbiamo fatto una richiesta formale alla fine di agosto 2020, quando ancora di fatto sul mercato non esistevano vaccini, ma c'era la prospettiva dell'arrivo dei primi vaccini Pfizer, però la risposta è stata che il nostro status di paese terzo o comunque di paese che non stava percorrendo un percorso di adesione, ci precludeva l'accesso al sistema unico di approvvigionamento. Naturalmente però a questo punto i nostri ascoltatori che ci seguono dall'Italia avranno la domanda, diceva quel signore della televisione, la domanda sorge spontanea. Immagino che lei qualche telefonata
ai suoi omologhi italiani, al ministro degli esteri italiano, al ministro della salute italiano, ai rappresentanti del governo italiano, l'abbia fatta. Non voglio indurla a polemiche, ma vuole, così come è stato chiaro sul versante europeo e invece sul versante dell'interlocuzione tra voi e l'Italia. Ma allora, guardi, a dire la verità, noi abbiamo preso contatti subito con l'Italia in parallelo alla richiesta a Bruxelles e devo dire che da parte italiana c'è stata grande apertura perché in realtà l'Italia ci ha garantito, o meglio, ci ha dato una disponibilità a trovare una soluzione di approvvigionamento che fosse filtrata dall'Italia. Perché c'è un problema di fondo che non tutti sanno, che sostanzialmente sul mercato europeo i vaccini autorizzati, quindi in principio Pfizer e Moderna, scusate, AstraZeneca, poi è arrivato Moderna, sono stati completamente acquistati dall'Unione Europea, cioè che ha completamente, diciamo, bloccato le commesse. Quindi non era possibile, anche per piccoli quantitativi, perché sennò uno magari si chiede, ma insomma, alla fine non avete rimediato 5.000 dosi di vaccino. Il problema è che non era possibile comprare neanche dosi esigue, non c'era proprio la disponibilità materiale. E allo stesso tempo non si potevano prendere su altri mercati, perché c'è un problema anche di, evidentemente, come dire, di competenza regionale, no? Delle varie licenze. Quindi sostanzialmente noi ci siamo trovati nell'impossibilità di acquistare direttamente. E dall'altra, appunto, di essere, no, di non poter entrare nel meccanismo unico europeo. Il COVAX, che era l'altra piattaforma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, avrebbe garantito le consegne solamente a 2021 inoltrato. Noi, tra l'altro, abbiamo avuto un picco di contagi, insomma, del tutto in linea con quello italiano, quindi comunque le problematiche erano le stesse. L'Italia ci ha dato la sua disponibilità e abbiamo negoziato un accordo per l'acquisto di vaccini per il tramite dell'Italia. Questo accordo è stato firmato l'8 di gennaio 2021 e in realtà non troppo tardi dall'inizio del V-Day europeo, perché che è iniziato il 27 dicembre, mi sembra, Poco dopo Natale. qualche giorno prima, insomma, ma comunque in quel periodo, quindi in realtà eravamo nei tempi, però poi abbiamo incontrato notevoli difficoltà nel mettere a punto le procedure amministrative che davano esecuzione a quell'accordo. Devo dire, non tanto per volontà politica italiana, ma piuttosto perché l'accordo presupponeva un rapporto San Marino-Italia, Unione Europea e produttore che ha creato delle complessità incredibili. Noi ci siamo ritrovati a fine febbraio 2021 a non essere l'unico paese in Europa senza aver avviato la campagna vaccinale con un picco di contagi e una saturazione delle terapie intensive elevatissimo. Lei è un gentleman e quindi ha avuto un atteggiamento anche in questa conversazione estremamente fair, come si addice a un diplomatico, nei confronti di Bruxelles e nei confronti di Roma. Ma i nostri ascoltatori comprendono bene. Mettetevi un istante nei panni del ministro degli esteri della Repubblica di San Marino. Si rivolge all'Unione Europea? No. Si rivolge al governo italiano? C'è una disponibilità che però poi incontra, diciamo, a essere buoni, degli ostacoli burocratici. Sta di fatto che queste 5.000 dosi non ci sono per i cittadini di San Marino, nemmeno per il numero più ristretto di sanitari. Quindi a questo Esatto. punto, che, giusto? E Esatto. a questo punto, che cosa deve fare lo dico per l'ipotetico ascoltatore come me, atlantista, che dice: ma com'è possibile che poi si vada a finire su Sputnik? Ho l'impressione che sia stata una necessità guardarsi intorno e dire: che opportunità ho? È così o la faccio troppo facile? Ma no, di fatto è così. Noi a un certo punto avevamo un'emergenza, una priorità, e poi guardi, le dico, noi abbiamo chiesto a tutti gli stati amici, e ne abbiamo tanti, insomma, di anche una contribuzione, ovviamente, in termini di fornitura, ma è anche impossibile cedere degli stock di vaccini per via dei contratti che ci sono. Noi avevamo una necessità almeno di mettere in sicurezza il nostro sistema sanitario, quindi almeno medici, infermieri delle terapie intensive,
dei reparti Covid e le persone, diciamo, più a rischio, no? Che per noi si traducevano in 2.000 persone al massimo. Però questo ci avrebbe dato un po' di tranquillità per affrontare poi con calma la campagna vaccinale. Questo non è stato possibile e devo dire che della delusione da questo punto di vista c'è, perché poi in realtà insomma, non avevamo particolari pretese, né quella di avere dei vantaggi rispetto ad altri, ma semplicemente di avere in quota parte quel minimo che se serviva per iniziare la campagna vaccinale. Non le dico ovviamente le pressioni a livello interno, perché c'è la preoccupazione dei nostri cittadini. Abbiamo anche rischiato che i nostri sanitari, insomma, cominciassero anche delle forme di protesta, perché giustamente dicevano: noi lavoriamo scoperti, no? E lavoriamo senza presidi. E poi abbiamo deciso a quel punto di esplorare altre opportunità, e in quel periodo si susseguivano molte recensioni assolutamente positive legate allo Sputnik, alla sua efficacia. Era già utilizzato in 40 paesi prima di noi, alcuni paesi europei lo stavano valutando, l'Ungheria l'ha preso poco prima di noi, e quindi ci siamo messi in contatto con il fondo russo che gestisce all'esclusiva della vendita e della distribuzione dello Sputnik. Abbiamo incontrato la loro disponibilità a rifornirci e abbiamo ordinato i primi quantitativi, che sono arrivati i primi di marzo, e ci hanno dato modo di cominciare la nostra campagna vaccinale. Naturalmente, questo lo dico io, non lo dice lei. È evidente che dal suo punto di vista la Russia sarà stata ben lieta di cogliere questa contraddizione e dire: ma guarda, c'è uno Stato che nel cuore dell'Italia, nel cuore dell'Unione Europea, Roma non riesce o non vuole o non può, Bruxelles non riesce, non vuole o non può, mostriamo noi che in termini geopolitici invece ci rendiamo utili. Si arriva però ai giorni nostri, siamo arrivati alla fine dell'estate, siamo oggi al 17 settembre e arriva la brutta sorpresa, nel senso che il percorso vaccinale l'avete fatto, la copertura vaccinale ce l'avete avuta, ma non essendoci il riconoscimento di Sputnik, voi con la certificazione come siete messi? Ma noi siamo messi non troppo bene, purtroppo, nel senso che, allora, noi anche qui ci sarebbe da dire, beh, un po' per noi è stato tutto un'odissea fin dall'inizio. Guardi, l'inizio della pandemia è stato terribile, perché non c'è stato solo il problema dei vaccini, c'è stato il problema delle maschere, dei ventilatori che erano introvabili, e comunque, non essendo paese membro, pur dentro un mercato europeo, perché noi insomma siamo un'enclave dell'Unione Europea, cioè il nostro mercato di riferimento è quello europeo, abbiamo avuto difficoltà su tutto. Lei immagini quando Italia e Europa hanno anche adottato misure di restrizione della mobilità, il problema è di fare in modo che queste si applicassero comunque, tenendo conto che San Marino è un'enclave, no? E che noi rimanessimo chiusi nei nostri confini. In realtà la questione poi si è traslata sul Green Pass, perché da prima non sembrava possibile per noi partecipare al circuito Green Pass. Poi in realtà, attraverso degli emendamenti di alcuni parlamentari italiani e europei, siamo riusciti a ottenere, insieme a Andorra, Monaco e Vaticano, il riconoscimento, cioè diciamo la possibilità di entrare nel circuito di certificazione. E questo è positivo. Il problema è che le regole del regolamento europeo che disciplinano il Green Pass prevedono che possano, diciamo, essere riconosciuti solo i vaccini EMA. E questo cosa significa? Che se un sammarinese ha fatto Pfizer, col suo Green Pass va ovunque. Se un sammarinese ha fatto Sputnik, diciamo, è come se non fosse vaccinato. E allora rappresentiamo le cose, se posso, entriamo Prego. nella vostra politica interna. Lei è ministro, il suo governo si è attivato, ha garantito la copertura, i cittadini hanno detto: ok, ho avuto la copertura, adesso rischiate magari di avere voi, diciamo, una questione da spiegare non semplice all'opinione pubblica vostra, no? Sì, per noi non è, noi siamo ormai in questa situazione ormai da tempo, perché prima, perché non arrivavano i vaccini, adesso sono arrivati, ma c'è il problema della mobilità. Diciamo che non stiamo mai tranquilli. Però, allora, diciamo che noi siamo,
convinti della scelta che abbiamo fatto, perché abbiamo scelto un prodotto che comunque ha dimostrato la sua efficacia. San Marino ha ridotto il numero dei contagi in un mese e mezzo. A maggio eravamo Covid free, lo siamo stati per tutta l'estate, abbiamo ricominciato ad avere dei piccoli numeri di contagio a partire dalla fine di agosto, ma per via delle varianti e comunque in casi non significativi e non complicati da gestire in termini di conseguenze. Certo. E quindi voglio dire, non abbiamo, cioè abbiamo di fatto una copertura vaccinale. Quello che è strano è il fatto che l'Unione Europea purtroppo ha deciso di non puntare sulla questione anticorpale, cioè quindi non dire il Green Pass ce l'hai se hai gli anticorpi, ma presumere che ce li hai se hai fatto quel tipo di vaccino. Cioè, quindi il paradosso qual è? Che io potrei aver fatto Pfizer e non avere anticorpi, però posso andare ovunque. E invece? Perché capita. Certo. Io invece ho fatto Sputnik e ho gli anticorpi, non posso andare ovunque. Questo evidentemente è una scelta, però crea nel nostro caso un problema da risolvere, che in una prima fase si è risolto, devo dire, e qui non è per essere, diciamo, no, per essere particolarmente benevole o per piacere, ma perché è vero, il governo italiano, le autorità italiane con noi hanno sempre cercato di trovare una soluzione al problema. Abbiamo ottenuto una deroga, diciamo, per prendere tempo e cercare di capire come gestire la cosa fino al 15 di ottobre. Per cui noi oggi, di fatto, sulla base di questa deroga, a noi non si applicano, purché vaccinati, diciamo, i criteri Green Pass. Però è chiaro che il problema che si pone adesso è che con l'accrescente utilizzo del Green Pass sull'accesso ai servizi, comincia a diventare un problema, perché non è tanto il fatto di mangiare al ristorante, che se vuole è relativo, ma il problema sono gli studenti universitari, i lavoratori, perché noi abbiamo più o meno quasi tutti gli studenti universitari sammarinesi studiano in università italiane, e comunque abbiamo un numero significativo di sammarinesi che lavorano in Italia, così come ne abbiamo tanti. Fermiamoci un momento. Allora, chiudiamo la parte, diciamo, geopolitica e consenta a me, tolgo certo. la sgradevolezza dell'osservazione, la faccio io, però è un po' curioso l'atteggiamento dell'Unione Europea, e sia consentito dirlo a un cittadino italiano, anche dell'Italia. Bruxelles e Roma, prima non ti danno i vaccini, ti fanno approvvigionare altrove e poi ti dicono no, quello che hai fatto non è certificato. Quindi lei è molto fair nel rappresentare le cose, che hanno però un loro tasso, diciamo, di anomalia. Arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata, che è quella che lei introduceva. Avete gli studenti, avete, mi corregga, almeno 5-6 mila frontalieri ogni giorno, prevalentemente Emilia Romagna e Marche, ma non solo. Certo. Che si fa in questo caso? Anche perché oggi è 17 settembre, abbiamo 30-31 giorni per risolvere il problema, no? Sì, noi stiamo continuando a dialogare col governo italiano per cercare di trovare una soluzione. Tra l'altro, in questo si innesta un terzo problema, che è quello delle terze dosi, perché in realtà la comunità scientifica ancora non si è espressa in maniera unanime sulla tempistica e sulle modalità di utilizzo delle famose terze dosi. Oggi più o meno l'Italia e altri paesi hanno dichiarato che la terza dose, diciamo, verrà presa in considerazione dopo i 12 mesi dalla seconda. Ma per noi chiaramente significa una scelta di campo importante, perché noi potremmo anche prendere in considerazione l'ipotesi della terza dose eterologa, cioè quindi con un vaccino diverso, ma dobbiamo capire, insomma, che tipo di compatibilità c'è, perché lei capisce che un cittadino comune già deve psicologicamente sottoporsi a una vaccinazione quando, no, se ne sente di ogni sui vaccini, e in più deve anche mischiare magari dei tipi, delle tipologie di prodotto, quindi non è semplice, certo, rassicurare la cittadinanza in queste condizioni. E credo che la cosa migliore da fare sia quella di cercare di trovare una soluzione che ci permetta di arrivare all'anno nuovo e vedere che cosa succederà
sul mercato, cioè nella comunità scientifica, sul mercato dei vaccini. Io so per certo, insomma, che c'è un tema. Lei si immagini tutti quelli che hanno fatto AstraZeneca. Ora AstraZeneca sembra che non venga utilizzata di meno, ma chi ha scelto di fare AstraZeneca magari passa un altro vaccino, oppure chi ha fatto i primi vaccini sperimentali, oppure appunto chi si è vaccinato all'estero e quindi ha fatto Sputnik col Sinopharm. Cioè, alla fine ci sarà un tema, bisogna trovare delle regole o dei principi per capire come combinare i vari vaccini. Auspicio. Noi speriamo che, insomma, la disponibilità italiana in questo senso possa continuare e ci metta nella condizione di non avere una ricaduta veramente negativa sulla nostra collettività, perché adesso guardi, le dico la verità, si gestisce tutto, si fanno i tamponi, però evidentemente uno studente vaccinato che sta bene, che non può frequentare un'università, o un lavoratore che non può andare a lavorare per via della diversa vaccinazione, è un problema che, insomma, ha un impatto notevole, insomma. Auspichiamo che almeno, ma questo non riguarda solo San Marino, riguarda tutto il mondo, non ci siano accelerazioni estremistiche sulla terza dose. Proprio ieri un editoriale del Wall Street Journal diceva che non c'è motivo di accelerare in modo generalizzato, anche voci italiane molto sagge, voglio citare il direttore dello Spallanzani, il professor Vaia, ha detto, ma perché, che certamente è molto favorevole alla vaccinazione, ma invece ha invitato giustamente alla prudenza rispetto alle terze dosi, dicendo ma prima verifichiamo la situazione anticorpale di ogni singolo individuo. Domanda conclusiva, chiedendole di astrarre dalla sola realtà di San Marino, ma lei è un osservatore internazionale, questa vicenda del mancato riconoscimento di alcuni vaccini, secondo lei, oltre ai problemi chiarissimi di studio e di lavoro che abbiamo evocato, può avere anche riflessi pesanti sulle scelte di turismo di potenzialmente milioni di persone vaccinate in quel modo? Io direi di sì. Guardi, io credo che quest'anno sia stato un anno particolare perché in realtà, paradossalmente, prendiamo l'Italia, noi viviamo una zona altamente turistica, San Marino nel cuore della Romagna, insomma, i numeri di turismo che si sono registrati quest'anno, a detta degli operatori, sono pari solo agli anni 80. Certo. Quindi sicuramente qua sono tutti contenti, no? Ma perché? Perché gli italiani non sono andati all'estero fondamentalmente e quindi c'è stato molto turismo italiano. Però il vero problema è questo, che cioè nel mondo, i 2/3 del mondo sono vaccinati o col Sinopharm o con lo Sputnik, cioè Sputnik è usato in 70 paesi. Considerato il numero dei cinesi e tutta la parte africana e medio orientale che ha utilizzato il Sinopharm, cioè fondamentalmente c'è un problema di mobilità in prospettiva, no? E quindi io credo che in realtà ci sarà una ricaduta negativa, nei confronti dei paesi che non accettano vaccini non autorizzati. E qui secondo me è il tema, perché un conto è la scelta di uno Stato di utilizzare un vaccino, che secondo me sottintende a tre componenti, cioè l'efficacia, gli standard di produzione e gli effetti collaterali, no? Quindi, non so, un paese qualunque può dire io non uso Questo Sputnik, farmaco non lo uso, okay. Però un conto è non certo. Non riconoscere accetto quel che. vaccino ai fini della certificazione. Certo. È questo che secondo me è sbagliato. Perché secondo me il focus dovrebbe essere sugli anticorpi. Gli anticorpi sono quello che dovrebbero darci la garanzia di essere immuni o meglio, meno contagiosi. Perché non è il tipo di prodotto, perché ogni organismo reagisce diversamente. Io e lei noi possiamo fare lo stesso vaccino, ma Certo, per avere, produciamo anticorpi in maniera diversa, no? E quindi dovrebbe essere questa la chiave. Ed è effettivamente quello che anche noi stiamo cercando di promuovere anche a livello internazionale, all'interno dell'OMS, perché è inspiegabile in questo tipo di approccio. quando si parla di vaccini, ogni, diciamo, logica binaria estranea al funziona o non funziona è perlomeno curiosa. Allora, il nostro tempo è finito. Io ringrazio in modo speciale il segretario di Stato agli affari esteri della Repubblica
Repubblica di San Marino, Luca Beccari, che è stato gentilissimo a dedicarci un po' del suo tempo di ritorno da Mosca. Grazie e buon lavoro a lei, signor Ministro. Speriamo di Grazie, risentirla grazie a voi. presto. Noi ci ritroveremo la prossima settimana e intanto buon weekend e grazie da Evio From Italy, The Watcher Post, dagli Utopia Studios. Buon weekend.